Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato all'approfondimento del catechismo di San Pio X nella sua versione breve, cioè il catechismo della dottrina cristiana. Dovremmo essere in dirittura di arrivo perché la volta scorsa, con l'aiuto del Signore, abbiamo terminato il sacramento della penitenza. Non bisogna assolutamente perdersi, lo dico a me, me lo dico da solo, troppe chiacchiere, ma passare subito alla lettura perché ci attendono prima della fine ancora tre sacramenti e poi l'ultima sezione dedicata rapidamente alla orazione, ecco, dove c'è qualcosa che riguarda la nostra vita interiore. Allora, andiamo subito a vedere quello che ai tempi del catechismo di San Pio X era ancora chiamata estrema unzione, oggi è chiamata più semplicemente unzione degli, non più semplicemente, più ampiamente unzione degli infermi. Ma che cos'è l'estrema unzione? Numero 392. L'estrema unzione, detta pure olio santo, è il sacramento istituito a sollievo spirituale e anche corporale dei cristiani gravemente infermi. Allora, vedete che grazie a Dio c'è sempre continuità nella dottrina cattolica sana. Allora, non è che estrema unzione, dice, si chiamava estrema unzione, quindi veniva data soltanto ai moribondi in fin di vita. No, no, neanche allora. Si specifica bene che questo sacramento è istituito non per chi sta morendo, ma a sollievo spirituale e anche corporale, però attenzione, dei cristiani gravemente infermi. E questa è subito una precisazione importantissima, perché adesso che il sacramento si chiama unzione degli infermi, e quindi che sembra quasi che col nuovo nome prima si dava solo ai moribondi, mo adesso si può dare sempre, adesso, lo dico subito, pullulano gli abusi anche su questo sacramento, perché c'è sono arrivate anche note, adesso non mi ricordo se dalle mie parti sono arrivate dal vescovo o se sono addirittura arrivate dalla Santa Sede, non mi ricordo. Credo che sia stato il vescovo, adesso non mi ricordo. Comunque, adesso era invalsa sta prassi che l'11 febbraio, con la giornata mondiale del malato, che facevano in tante parrocchie, unzione degli infermi. E lì andava a prendere unzione degli infermi o qualcuno che c'aveva il raffreddore, o addirittura gente che stava bene. Ma l'unzione degli infermi non si può prendere, ma nemmeno se uno ha che ne so, la bronchite, la polmonite. Se uno deve andarsi in ospedale a fare un'appendicite, non deve prendere un'unzione degli infermi. Se uno deve andare in ospedale a fare intervento a cuore aperto, che rischia che ci lascia la pelle, sì. Allora, ci sono delle condizioni di amministrazione del sacramento, quindi deve essere una malattia grave, una malattia estremamente grave dove c'è il pericolo di poter a breve affrontare la morte. Oppure una persona che sia molto anziana e che si capisce che sta arrivando alla fine, cioè non è un sacramento che si dà a uno che sta bene o a uno che ha una malattia che non è grave, tale da dare la configurazione soggettiva del gravemente infermo. Questo è vero anche nella disciplina attuale. Tant'è vero che ci sono stati dei richiami, perché il distribuire a destra e a manca questo sacramento è chiaramente un abuso. Chi è il ministro dell'estrema unzione? Il ministro dell'estrema unzione è il parroco o altro sacerdote che ne abbia il permesso. Qui apro una parentesi. Altre cose che oggi non funzionano e altre cose che causano poi lamentele, fedeli che scrivono, è successo anche dalle mie parti, alle curie: la cura dei malati e degli moribondi e anche dei morti, perché anche celebrare funerali è obbligo canonico del parroco, è roba da parroci. È uno degli aspetti certamente più faticosi, come dire, anche, come dire, umanamente parlando, si capisca quello che voglio dire, meno gratificanti, ma è un obbligo gravissimo, perché malati, moribondi e morti, cioè, ci vanno di mezzo le anime, capite? Sono quelli che stanno arrivando alla fine.
Perché dico queste cose? Perché oggi, col fatto che ci stanno i ministri straordinari o anche i diaconi permanenti, che possono andare in giro a visitare i malati, può succedere che qualche parroco sia un pochino carente a livello di presenza. E mi sto tenendo sulla basso nelle affermazioni, quindi, però queste affermazioni sono un po' eufemistiche in relazione a quello che sembra accadere abbastanza frequentemente in giro. Ma perfino un diacono, non parliamo di un ministro straordinario, non può né confessarlo a una persona e né dargli tantomeno l'olio santo. Ma sapete quante volte a me è successo che facevo il giro dei malati il primo venerdì e ho trovato una persona che il mese scorso stava bene e stava in fin di vita. Io ho sempre con me l'olio santo, ogni prete deve avere sempre con sé, il vasetto con l'olio santo, sempre in tasca, sempre. Deve averlo. Io ce l'ho, non posso mettere in piedi a fare il cinematografo, ma ce l'ho. Non lo posso mettere in piedi, ma tanto se non ce l'avessi in tasca, eccolo, per chi vede il video. Eccolo qui, eccolo qui. Dentro questo astuccetto. Questo sta sempre con me. Questo è l'olio degli infermi. Perché se ti capita che se vedi un incidente, o se c'è una cosa, un'impellenza, se vai in un ospedale e qualcuno ti chiede l'olio santo, devi essere sempre pronto a darlo. Grazie a Dio adesso stanno gli smartphone, per cui il rituale, ti colleghi, te lo vedi al volo, così abbiamo bello che è finito. Ma anche in caso di necessità basta dire la formula sacramentale. Quindi solo il parroco, o comunque almeno un sacerdote, può dare l'olio santo, può confessare. Oh, poi il sacerdote come ministro dell'estrema unzione è qui purtroppo, ahimè, la formula è la stessa, ma la modalità concreta è cambiata. E se mi posso permettere, io ci avrei pensato un po' prima di cambiarla, perché per questa santa unzione e la sua pessima misericordia, ti conceda al Signore la grazia dello Spirito Santo, Amen, liberandoli dai peccati ti salvi, nella sua bontà ti sollevi, la formula attuale. Anticamente però questa formula veniva adattata ungendo tutti, praticamente gli organi dei sensi, tutti. Adesso si ungono soltanto le mani e la fronte. Prima si ungevano gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso, le mani e i piedi. Io questo impoverimento, se mi posso permettere, adesso è così, quindi amen. Ma se mi posso permettere, ci avrei pensato un po' prima di farlo. Perché dire per questa santa unzione, per la sua pessima misericordia, Signore, ti perdoni ogni colpa commessa con la vista, perché l'unzione, tra gli effetti che c'ha, serve anche a rimettere i peccati dimenticati. E l'antica formula che applicava la formula sacramentale ai peccati commessi con ogni senso, non soltanto che la esplicita, ma la rendeva anche un pochino efficace. Vabbè, quali sono gli effetti che produce questo sacramento? Gli effetti che produce questo sacramento 395 sono: accresce la grazia santificante, cancella i peccati veniali e anche i mortali che l'infermo attrito non potesse confessare. Quindi guardate che domanda è importante. La gente adesso fa morire i cristiani senza sacramenti, ci stanno testimonianze delle anime del purgatorio per chi ci crede. Forse qualcosa, non mi ricordo, anche Maria Sim, che c'è gente che non è andata all'inferno perché è stato chiamato il sacerdote a dargli l'olio santo, perché se quel poraccio non si può confessare più, non sta più in condizione, se avesse fatto almeno un atto piccolo di attrizione, gli sono rimessi i peccati mortali, nonostante che di per sé il sacramento dell'unzione sia un sacramento dei vivi, non dei morti. Quindi bisogna stare in grazia ordinariamente per poterlo ricevere.
Quindi cancella i peccati veniali, cancella i peccati dimenticati e anche i mortali che l'infermo attrito non potesse confessare. Poi dà la forza per sopportare pazientemente il male, quando ancora uno ci sta con la testa. Resistere alle tentazioni, perché il demonio tenta chi sta malato, lo tenta di disperazione, lo tenta di farlo bestemmiare, non con la bestemmia da scaricatore di porto, ma dire perché Signore mi fai stare così male. E morire santamente. Procura la grazia della buona morte. Guardate che la buona morte è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. Tutto quello che noi stiamo a fare, chi sta sentendo queste catechesi qui che impiega il tempo, ma che lo state a fare? Noi dobbiamo andare in paradiso, eh? In paradiso, dobbiamo sfuggire dall'inferno, perché questo quello è il traguardo minimo. Se non facciamo quello che abbiamo fatto, che ascoltiamo a fare catechesi, che ci andiamo a fare a messa? Non serve, no? E aiuta anche a recuperare la sanità se è bene per l'anima. Io racconto sempre, guardate che ormai sta diventando una cosa famosa. Quelle rare volte che ho amministrato l'olio santo, perché questo a conclusione lo devo dire, cioè questo è un altro dei sacramenti che oggi non ti chiamano più. Io dico sempre su, ormai saremmo arrivati a 300, forse 400 funerali che ho fatto da quando, ma un po' di più. Diciamo con una media sì, di 20, 20, 25, a volte 30 funerali all'anno, sono prete da 20 anni, forse ne ho fatti 500 di funerali. Boh, non ho mai contati. Ma oli santi, se uno mi dicesse, l'avrei dato 50 volte? Io credo che a 50 non ci arrivo. Il che significa il 10%. Tutti gli altri sono morti, perdonatemi l'espressione, come cani. E guardate che in alcune circostanze io avevo molte volte il parroco oggi non sa più nemmeno che le persone stanno male, ti chiamano quando la persona è morta. Delle volte l'ho saputo, ho proposto, non venire, mi raccomando, che se vede il prete poi si mette paura. Se vede il prete poi si mette paura. Ma questo capite che sì, perché? Cioè, non si capisce, ma la gente non ha la percezione che a morire senza sacramenti uno rischia la dannazione. Non c'è questa percezione. Anche perché tutti quanti i funerali che si sentono in giro sono già tutti quanti santi canonizzati. E la gente, a forza di sentirle queste cose, perché noi preti, dico sempre, pensiamo che la gente è deficiente, deficiente in senso etimologico, cioè nel senso che gli manca il cervello, ma non è deficiente, perché quella capisce molto bene. Se vanno tutti in paradiso, ma che vogliamo fare prete? A far pressionare questo qui che comincia, che si pensa che sta per morire, lascialo morire in pace che tanto va in paradiso. Come va a fare prete? Questo purtroppo è oggi, amici, in giro. Comunque, quando ho dato l'olio santo a un sacco di persone, mi è successo tante volte che sembravano morte. Cioè, io ho tante esperienze, un prete c'ha esperienze di questo, non arriva domani sera, che è andato avanti un mese, chi è andato avanti 2 mesi, chi è andato avanti 3 mesi, e il record è che uno che era praticamente morto a Borgo San Michele è andato avanti 3-4 anni. Cioè, quando gli ho dato l'olio santo, ho detto alla figlia: dico, preparate, per questo non arriva domani sera. Risorto. Non è questo il motivo principale per cui riceve questo sacramento, ma io sono rimasto molto sorpreso. Non sono io, chiaramente, è il sacramento. Però, quando si dice e aiuta anche a recuperare la sanità, se è bene per l'anima, se Dio vuole che quell'anima sopravvivi un altro po' di tempo, che ne so, perché c'è qualche altra missione da compiere, qualche altra cosa da fare, qualche altra sofferenza forse pure da offrire, non lo so. Succede anche questo. Io non sono testimone di questo fatto, quindi non serve dare testimonianza a queste cose, però ad abbondanza. Quando si può dare l'olio santo, infine? L'olio santo si può dare quando la malattia è pericolosa. Quindi, ripeto, non col raffreddore, con l'influenza o con la bronchite. Ed è bene darlo subito dopo la confessione e il viatico, mentre il malato conserva la conoscenza. I defunti devono fare la confessione.
Anzi, sarebbe meglio che facessero, nell'antico rituale era prevista la confessione generale prima di morire. Io qualche rarissima volta mi è successo di malati formati in un certo modo, qualche volta qualcuno era il papà o la mamma di un mio figlio spirituale che l'aveva quindi l'aveva istruito o istruita, che hanno fatto la confessione generale, poi il viatico, ricevere la comunione prima di morire è la, sapete che ricevere la comunione non è obbligatorio, che se ne pensi in giro? Per un fedele non è mai obbligatorio, salvo che il precetto pasquale è in punto di morte, preceduta dalla confessione preferibilmente generale. Ditemi voi quanta gente conoscete che sta morendo così. Confessione generale, viatico, estrema unzione. Dopodiché c'è anche l'indulgenza in articulo mortis che può dare il parroco, tu ogni parroco. Capite l'indulgenza plenaria in articulo mortis che significa? Significa che se stai nelle condizioni ti vengono rimesse tutte quante le pene. E poi ancora nell'agonia, anche questo non lo so, spero se l'avete mai visto fare, lordo commendationis animae, cioè le preghiere di raccomandazione dell'anime. Io ho un carissimo figliolo qui di Sermoneta, uno di quelli a cui ho dato l'olio santo e che è sopravvissuto, che succede? Gli do sto olio santo, sopravvive, dopodiché dopo 15 giorni si riaggrava. Non gli posso ridare l'olio santo dopo 15 giorni? Dico, oh, gli facciamo le preghiere di raccomandazione dell'anima. È risorto pure con queste. Faccio preghiere di raccomandazione dell'anima. Era morto. Qualche giorno dopo i familiari, sta meglio. Va avanti in altri 20 giorni, un mese. Ma dopo ripeggiora, sono andato. Che gli famo? A rifamo le preghiere di raccomandazione dell'anima, come si possono fare pure 50 volte. Fate queste preghiere, che succede? Sta meglio. Passano altri 20 giorni, si è aggravato, e famo un'altra botta, che problema c'è? E un altro ciclo di preghiere di raccomandazione dell'anima. Ci sono quelle previste dal rituale, sono bellissime, salmi, invocazioni, passi del Vangelo, preghiere meravigliose. E poi, se uno, io aggiungo spesso personalmente anche, c'è una cosa, una pratica di origine devozionale ma molto efficace, quindi non è liturgica ma non fa niente, che è la coroncina divina misericordia, che il nostro Signore ha detto essere molto efficace per le anime degli agonizzanti. Cioè, ma un prete deve essere chiamato per queste cose. Io l'ho sempre detto, dico, ma brutti sciagurati, ma fate morire la gente come cani, ma vi rendete, cioè, capito? Confessione, viatico, unzione, indulgenza plenaria in articolo mortis e raccomandazione dell'anima. Il 90% dei funerali che ho celebrato non ne ha avuto neanche una di queste cose. Qualcuno l'olio santo, molti meno il viatico, quasi nessuno la confessione generale. È la verità. Perché quando ti chiamano, se ti chiamano, quando quello è quasi morto, che certo che gli si può dare l'olio santo, ma è chiaro che non gli si può dare né il viatico, perché non è in grado di deglutire l'ostia, e nemmeno la confessione, perché non la può fare. Quindi voi figlioli, per favore, ecco, chiamate i parroci, e guai a loro se non vengono. Voi sapete che una volta c'erano due citofoni nelle case canoniche, uno per il giorno e uno per la notte. Io ho sempre detto ai miei fedeli, se qualcuno sta male, voi mi dovete chiamare tre di notte, alle 4 di notte, non c'è orario. Non è che disturbi il prete, che sei matto. Tu metti a repentaglio la vita di un familiare, il prete è fatto per essere disturbato, che è disturbi il prete? Per confessione e per olio santo non ci sta disturbi il prete. Se mi devi chiedere il certificato non me lo vieni a chiedere alle 3 di notte, oppure le telefonate per farsi due chiacchiere, facciamole di giorno, ok? Ma l'olio santo e la confessione, uno se ha bisogno di confessarsi che ha fatto una cosa grossa, mi suona e io scendo e lo confesso. Non c'è bisogno di stare agli orari o a cose del genere. Ma mica gli mica. Non è che non gli entra, è che sono cose a cui la gente non ci fa caso. Perché se ci tenesse e ci facesse caso, vabbè,
Basti questo per l'unzione. Passiamo al sacramento dell'ordine, il bellissimo sacramento dell'ordine. Allora, che cos'è l'ordine? Numero 397. L'ordine è il sacramento che dà la potestà di compiere le azioni sacre riguardanti l'Eucaristia e la salute delle anime e imprime il carattere di ministri di Dio. Ora, devo fare una premessa. Il Catechismo di San Pio X, evidentemente, è stato ancora è il Catechismo di San Pio X. Quindi è stato fatto con la teologia del sacerdozio fondamentalmente di San Tommaso d'Aquino. Ora, San Tommaso d'Aquino, che adesso è stato, come dire, su questo, come dire, vogliamo dire superato, io non userei il termine superato, diciamo che oggi è stata cambiata un pochino la prospettiva, sosteneva che il cuore del sacramento dell'ordine è il sacerdozio, perché la cosa essenziale è il potere sull'Eucaristia. Potere di consacrare l'Eucaristia e di offrire il sacrificio. Con l'avvento del Concilio Vaticano II, particolarmente della Costituzione sulla Chiesa, ma anche della Christus Dominus e di altri documenti, ora il sacramento dell'ordine è visto a partire dall'Episcopato, che rappresenta la pienezza del sacerdozio, e quindi c'è una prospettiva abbastanza differente, anche perché il Concilio Vaticano II ha sancito la sacramentalità dell'episcopato. Prima l'episcopato era considerato semplicemente un titolo, diciamo un onore, cioè tu diventavi il superiore dei sacerdoti, ma era discusso se era proprio un sacramento oppure no. In ogni caso c'avevi la pienezza dell'ordine sacro, ma è un sacramento o un sacramentale, non si capiva tanto bene. E quindi c'è stato questo cambio di prospettiva, questo lo dico per evidenti ragioni di correttezza. Personalmente io non butterei alle ortiche la prospettiva tomista, meglio sarebbe dire tommasiana, perché tomista sono i teologi che si ispirano a San Tommaso. Quando invece si vuole dire ciò che pensava San Tommaso, beh, è meglio usare il termine tommasiano. San Tommaso chiaramente intendo sempre San Tommaso d'Aquino, di cui da poco qui è stata celebrata grandi celebrazioni, perché stiamo nel 750 anniversario della sua morte. È morto nel 1274, quindi sono iniziate le celebrazioni per il 750. Chi è ministro dell'ordine, anzitutto? Ovviamente il ministro dell'ordine è il vescovo. Su questo non si discute, era, è e sempre sarà. Che dà lo Spirito Santo e la potestà sacra con imporre le mani e consegnare gli oggetti sacri propri dell'ordine, dicendo le parole della forma prescritta. Quindi, su questo io non posso ordinare un altro prete, non c'ho proprio la possibilità di farlo. Quindi, se dovessi fare un altro prete il rito dell'ordine, quello prete non ci diventa. Chiaro? Perché il sacramento che fa i ministri di Dio si chiama ordine? Il sacramento che fa i ministri di Dio si chiama ordine perché comprende vari gradi di ministri, l'uno subordinato all'altro, dai quali risulta la sacra gerarchia. Questo per cultura si deve sapere. I tre gradi dell'ordine sacro sono anche tre gradi gerarchici: più basso il diaconato, poi c'è il presbiterato o sacerdozio, e poi c'è l'episcopato. Uno potrebbe dire, ma i cardinali? I cardinali sono generalmente oggi scelti tra i vescovi, ma cardinale si può diventare anche un laico, questo tanto, tanto, tanto per saperlo. Sono scelti direttamente dal Papa. Il cardinalato è certamente un titolo onorifico, il massimo che si possa ricevere, si diventa collaboratori stretti del Sommo Pontefice, il colore rosso è perché sono gente che dovrebbe essere disposta al martirio, e ordinariamente tra i cardinali eleggono il vicario di Cristo, il successore di Pietro, e ordinariamente, anche se qualunque battezzato di sesso maschile può essere eletto Papa, anche se sposato, ma ordinariamente i papi vengono eletti tra i cardinali. Ma comunque il cardinalato sta fuori del sacramento dell'ordine perché è una dignità, non è un sacramento, non è un grado dell'ordine sacro. Ora, quali sono i gradi della gerarchia? Ecco, della sacra gerarchia, qui purtroppo dobbiamo dire un'altra cosa. Per me anche questa è stata un dolore che tuttora adesso è pazzesco. Anticamente c'erano i cosiddetti ordini minori e gli ordini maggiori.
e poi tutta quanta una serie di ministeri inferiori. Cioè, tu prima che arrivavi, che diventavi sacerdote, diventavi prima ostiario, esorcista, lettore, accolito, suddiacono, diacono e poi sacerdote. Pensate che dovevi fare sette scalini. Paolo VI ha fatto Piazza Pulita, purtroppo, ha abolito i cosiddetti ordini minori, ha abolito il suddiaconato, ha abolito ostariato, esorcistato, ha lasciato soltanto lettorato e accolitato, aperti però anche ai laici e recentemente aperti anche alle donne. Questo è l'ultimo provvedimento fatto qualche tempo fa, unitamente all'istituzione di un nuovo ministero aperto anche questo alle donne, che è quello di catechista. Io ho il cuore a pezzi, d'accordo, per queste cose qui. Purtroppo, così è. E quindi è inutile leggere qui i gradi della gerarchia, quindi il numero 400, perché adesso sono diaconato, presbiterato ed episcopato, senza il suddiaconato. Posso leggere quindi quelli che sono rimasti. I gradi della sacra gerarchia sono: gli ordini minori non ci sono più. Quelli che ho nominato, sul diaconato non c'è più, il diaconato, il presbiterato sacerdozio che dà la potestà di consacrare l'Eucaristia e di rimettere i peccati, e l'episcopato, pienezza del sacerdozio, che dà quella di conferire gli ordini e di ammaestrare e governare i fedeli. Qui sta dicendo le tre potestà episcopali: la potestà d'ordine, la potestà di magistero e la potestà di giurisdizione. Conferire gli ordini, ammaestrare e governare i fedeli. È grande la dignità del sacerdozio, vedete come ho accennato prima, la prospettiva di San Tommaso. Chi è grande è il sacerdote, in quanto sacerdote. Certo che il vescovo è più grande, ma la grandezza, la dignità incomparabile, quella che è la base di ogni altra, è il potere sull'Eucaristia. Vi leggo subito. La dignità del sacerdozio è grandissima per la sua potestà sul corpo reale di Gesù Cristo che rende presente nell'Eucaristia e sul corpo mistico di Lui, la Chiesa, che governa con la missione sublime di condurre gli uomini alla santità e alla vita beata. Questo vale, non c'era soltanto il vescovo, questo vale per ogni sacerdote. Quindi consacrare l'Eucaristia, quindi il potere sul corpo reale di Gesù, ma anche sul corpo mistico. Perché le anime affidate al sacerdote, chiaramente quelle che si lasciano condurre, perché non si possono condurre le pecore a calci, ma il sacerdote ha il compito di condurre alla santità e alla vita beata, cioè ad essere santi in terra e beati in cielo. Io servo a questo. Se non conduco le persone alla santità in terra e alla beatitudine in cielo, mi devo togliere la talare, il sacerdozio non me lo posso togliere, e andare ad occuparmi di altro. Ad occuparmi di altro. Io e chiunque abbia l'ordine sacro del sacerdozio. Quale fine deve avere chi entra negli ordini? 402. Su questo guardate, chi entra negli ordini deve avere per fine soltanto la gloria di Dio e la salvezza delle anime, del resto non te ne importa niente. Ma niente. Dove stai, stai, dove te mettono, carriere, cose, tutte, uffici, Vaticani. La gloria di Dio è la salvezza delle anime. Punto, fine. 403. Può entrare ciascuno a suo arbitrio negli ordini? La risposta è nein. Nessuno può entrare a suo arbitrio negli ordini. Nelle lettere di San Paolo si legge: nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio. Ma deve essere chiamato da Dio per mezzo del proprio vescovo, cioè deve avere la vocazione, con le virtù e con le attitudini al sacro ministero da essa richieste, e che vanno provate. Non è un diritto entrare in seminario, né diventare prete. Qui dobbiamo sfatare un pochino di cose, eh? Non è un diritto. Ma come, io voglio il sacramento. Non è un diritto. Perché il sacramento lo ricevi se c'è la vocazione, che deve essere verificata. Non è che lo devi dire soltanto tu, la verificherà la Chiesa. Se
E se durante il tempo di formazione emergono che tu hai le attitudini al Sacro Ministero e le virtù necessarie per svolgerlo, se no te ne vai a casa, anziché a fare danni dopo. È colpa grave per i vescovi non discernere l'autenticità delle vocazioni prima, durante, e durante, prima di mettere le mani in testa a qualcuno. San Paolo scrive, mi ricordo se Timoteo a Tito, non avere fretta di imporre le mani a qualcuno per non renderti complice dei peccati altrui. Ora, 404. Chi entrasse nel sacerdozio senza vocazione farebbe male? Male. Chi entrasse nel sacerdozio senza vocazione farebbe malissimo. Perché difficilmente potrebbe osservarne gli altissimi doveri, con evidente pericolo di scandali pubblici e di perdizione eterna, non solo sua, ma anche delle anime. Perché un sacerdote, dovunque vada, non ci vada solo, ci va in compagnia, perché c'ha sempre un seguito, nel bene e nel male. 405, infine, quali doveri hanno i fedeli verso i chiamati agli ordini? I fedeli hanno il dovere di lasciare ai figli e dipendenti piena libertà di seguire la vocazione. Attenzione a chi non lo fa, specialmente i genitori. Cioè, un genitore che ha un figlio che gli dice voglio diventare sacerdozio dovrebbe piangere immediatamente di gioia. Pensare che Dio non poteva fare grazia più grande di chiamargli un figlio al suo sacro seguito e al Santo Ministero e cominciare a fare novene e messe di ringraziamento per tutta la vita. No, non impedirlo. O peggio ancora cercare di dissuaderlo e commiserarlo. Oggi non è più così, eh. Quando io entrai in seminario, ai miei genitori andavano a chiedergli, ma che sei impazzito? Ma c'era la laurea, c'era la fidanzata, ma gli è successo qualcosa, ma è diventato pazzo? Cioè, capite? Uno che con la laurea e con la fidanzata entra in seminario è pazzo. Cioè, o gli è successo qualcosa, cioè, ma l'ha fatto visitare, gli è venuta la depressione, l'ha lasciato la fidanzata, ha avuto una disillusione sul lavoro, ma niente di tutto questo. C'era la vocazione, che è arrivata quando io purtroppo mi trovavo in quella condizione. Ma che vuoi fare? Però vi assicuro che altro che la piena libertà. Vabbè. Inoltre i fedeli hanno il dovere di chiedere a Dio, buoni pastori e ministri, e di digiunare a tal fine nelle quattro tempora, che anche quelle oggi non ci stanno più, nelle quattro tempora. Nei digiuni delle quattro tempore, non so se tutti quelli che ascoltano sanno che cosa fossero, chi fino a quando era possibile, che adesso è diventato molto complicato, conosce le celebrazioni in vedù sordo, sa bene che alla metà di settembre, alla metà di dicembre, alla metà di marzo e alla metà di giugno ci sono 3 giorni, mercoledì, venerdì e sabato, dove si festeggiano queste quattro tempora, che erano giorni penitenziali, chiaramente al cambio delle stagioni, per invocare da Dio grazie particolari, anzitutto, chiaramente sono nati in un certo contesto ancora rurale, no? Anzitutto per quanto riguarda il raccolto dei frutti della terra. E siccome la preghiera si accompagna a digiuno, erano giorni di digiuno, il colore è il viola e le messe hanno tutte quante un tono eminentemente penitenziale. Finito tutto, anche su questo. Oh, e l'ultima cosa, finalmente di venerare gli ordinati come persone sacre a Dio, tutti gli ordinati. E io continuo a ripetere, e non mi importa niente se qualcuno storce la bocca, ogni ministro di Dio, in quanto ministro di Dio, deve essere venerato come persona sacra. Deve essere trattato con sommo rispetto. Ripeto che a me mi urta enormemente quando una persona che non mi ha mai visto e conosciuto mi dice tu
Bravo tu, quello che hai detto mi piace. Che tu? Ma non è un fatto personale per me. Io l'avverto e è per questo che mi urta parecchio, come una mancanza di rispetto verso il sacro ministero, la sacralità della persona. Una volta si dava del voi ai sacerdoti, non dico di arrivare a tanto. Capite? Cioè, quando un sacerdote tu lo incontravi, no, io, non è il sacerdote che deve salutare chi incontra, è chi incontra il sacerdote che che è onorato di incontrarlo e gli dice sia lodato Gesù Cristo e lo saluta in questo modo. Ai sacerdoti un tempo si baciava la mano, non soltanto il giorno dell'ordinazione, ma non come gesto di sottomissione, no. Così come al vescovo si baciava l'anello, ma adesso i vescovi non se lo fanno baciare più l'anello e quindi non lo posso baciare manco io. Ma non è quello un segno di, come dire, di vassallaggio o cose di questo genere, no. Al sacerdote si baciano le mani perché sono consacrate, perché sono le mani con cui consacra e con cui benedice. Non è un gesto, come dire, di sudditanza fatto a lui in quanto persona. Ma è un gesto di venerazione fatto alla sacralità del ministero che ha. Perché quelle mani sono delle bombe atomiche di qualunque sacerdote, anche se molti sacerdoti se lo scordano e non agiscono di conseguenza. Benedicono poco, per esempio. E se trovato un sacerdote che non si, che non, che non, che non è attento a queste cose, quindi che fatelo voi, dammi del tu. No, padre, le do del lei, ma io a un confratello, la prima volta che lo sento, non mi permetto di dargli del tu. Se poi lui mi dice siamo confratelli, diamoci del tu, non c'è problema. Ma io a de primo acchito non glielo, al vescovo non esiste proprio. C'è una certa moda in certi presbiteri di dare del tu in privato, magari al vescovo, ma non fare, ma manco morto. Del tuo al vescovo, o che lo chiami Don Domenico, Don. Io al vescovo lo chiamo Eccellenza e gli do del lei. Chiunque sia, bravo, cattivo, bello, brutto, santo, peccatore, non mi interessa. È il vescovo, punto. Fine. Venerare gli ordinati come persone sacre a Dio. Insomma, tra questo e mandarti a quel paese in chiesa, se tu dici a una persona che sta praticamente in reggiseno, mettiti per favore un foulard addosso se vuoi stare qua dentro, insomma, tra venerare come persona sacra e questo, ci passa un po', no? Ecco. Ok. E veniamo al matrimonio, facciamo in tempo, grazie a Dio, a fare anche il matrimonio. Altro super sacramento. Che cos'è il matrimonio? Il matrimonio è il sacramento che unisce l'uomo e la donna indissolubilmente, come sono uniti Gesù Cristo e la Chiesa sua sposa. E dà loro la grazia, sentite bene, di santamente convivere e di educare cristianamente i figlioli. Avete mai sentito questa bellissima definizione di matrimonio? Ripeto, è il sacramento che unisce l'uomo e la donna indissolubilmente come sono uniti Gesù Cristo e la Chiesa sua sposa. E dà loro la grazia di santamente convivere. Quindi vedete che convivere viene dopo il matrimonio, non prima. E di educare cristianamente i figlioli. Allora, io per far capire questa cosa, anche perché adulterio e divorzio, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Per l'adulterio, nei primi secoli, dovevi fare per un adulterio, altro che il divorzio, ma divorzio, cioè, ma neanche si nominava il divorzio. Penitenza a vita bisognava fare. Perché una cosa, il discorso è molto semplice. Questo è un sacramento.
Gesù ha voluto elevare il matrimonio a sacramento. Capite che significa un sacramento? Sacramento è una cosa sacra. Il talamo degli sposi è inviolabile. Allora, in chiesa entrano due individui, distinti e separati. Quando escono, sembra che sono due individui, cioè non si vede niente apparentemente, ma come nell'ostia consacrata. Ma quelli non sono più due, sono uno. Faccio un segno con la mano. Sono appiccicati così. Appiccicati col Bostik del cielo. Quindi sto spiccicamento non si può fare. Non lo può fare nessuno. A meno che uno dei due non muore. E se muore succede questo. Ma deve morire uno dei due. L'adulterio, il divorzio, andare a convivere dopo il divorzio, vuol dire che tu ti porti a spasso, anche se non lo sai, anche l'altra parte. Questa cosa non si può sciogliere, capite? È come l'ostia consacrata. Nessuno può sconsacrare un'ostia. Nessuno. Se al Papa stesse antipatico un prete, dico, mo te faccio vedere io. Vado nella chiesa di questo prete e gli sconsacro tutte le ostie. Sto dicendo una baggianata, tanto per fare un esempio, no? Ma il Papa non potrebbe farlo. Ma come l'ha consacrato un povero prete che non conta niente, l'ultimo arrivato, prete novello da una settimana? Non fa niente. Quell'ostia consacrata non tocca a nessuno. Il matrimonio non lo tocca a nessuno. E qua prevengo la cosiddetta sacra rota, costituente sta sacra rota. La sacra rota interviene non a fare il divorzio cattolico, ma a verificare se quando è stato celebrato il sacramento c'erano delle condizioni che l'hanno reso nullo alla radice. E questo si verifica sempre e solo se uno dei due sposi, quando è stato interrogato dal parroco prima del matrimonio, ha mentito. Io dico sempre quando faccio il cosiddetto processetto, dico: guardate, giovanotti, queste sono dichiarazioni giurate. Se voi dite la verità, la sacra rota va in pensione. Sono stato chiaro? La sacra rota chiude se tutti dicono la verità a quel processetto, come si chiama volgarmente, comunemente. E infatti, quando viene dichiarato nullo un matrimonio, nel 90% dei casi una delle parti è colpevole, e alla parte colpevole, questo si sappia, viene o proibito di risposarsi in chiesa o subordinato il matrimonio in chiesa, per esempio, al consenso del vescovo. E il vescovo vuol dire che prima di dargli l'autorizzazione a fare un nuovo matrimonio in chiesa, deve verificare che quello scellerato, quella scellerata, si è pentito di quello che ha fatto, si è convertito e dà sufficienti motivazioni per sperare che non lo rifaccia un'altra volta al matrimonio seguente, rendendo nullo un sacramento. Perché aver reso nullo un sacramento è peccato mortalissimo, non si gioca con i sacramenti. Non si gioca con i sacramenti. E siccome il sacramento del matrimonio lo fanno gli sposi, come vedremo, non è che il prete li sposa, no, no, il prete assiste come ministro di Dio alle nozze, riceve il consenso a nome del Signore certamente, ma la formula sacramentale, la celebrazione del sacramento è degli sposi. Infatti il termine tecnico per designare il prete al matrimonio non è "m'ha sposato Don Leonardo", no, "ha benedetto le mie nozze" o "ha assistito alle mie nozze Don Leonardo", o Don Francesco, o Don Pasquale, o Don Nicola. Perché chi si sposa sono gli sposi. E infatti 407, chi è ministro del matrimonio? Non il prete. Ministri del matrimonio sono gli sposi che lo contraggono. Tutte le persone sposate devono sapere che sono state ministre di un sacramento. Audite, audite. E come si contrae il matrimonio? Il matrimonio si contrae esprimendo il mutuo consenso davanti al parroco o a un sacerdote suo delegato e almeno due testimoni. Non ne servono quattro, ne basterebbero due. Generalmente però
Sono quattro, non cinque o sei o sette come si fanno in alcune pagliacciate, eh? Quattro massimo. E anche qui, io, Francesco, prendo te, Chiara, come mia sposa, adesso ci accolgo te, vabbè, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Lo dice lui, lo dice lei, detto lui e detto lei, il sacerdote ci mette la mano sopra. Bene, non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Da quel momento, quella è la formula della consacrazione matrimoniale. Eh? Appena la donna, perché lo fa prima l'uomo, dice finché morte, dato il giorno della mia vita, fine, fatto il matrimonio. Fatto. Non serve che finisce la messa. Eh? Se se ne andassero e non stanno il resto della messa, sono comunque sposati. Eh? Va bene, ci sono due numeri che riguardano gli effetti civili, questi chiaramente adesso c'è il concordato dell'85, sono inutili, quindi il matrimonio ordinariamente produce sempre effetti civili. Oh, attenzione! Questo era vero allora e vero pure mo', eh? 411. Gli sposi cattolici possono anche compiere il matrimonio civile? Gli sposi cattolici non possono compiere il matrimonio civile né prima né dopo il matrimonio religioso. Allora poteva essere possibile perché c'erano delle norme per la trascrizione non come quelle attuali. Quindi adesso il dopo non ha senso perché ogni matrimonio viene trascritto civilmente. Perché se lo osassero anche con l'intenzione di celebrare in seguito il matrimonio religioso, perché alcuni lo fanno, noi intanto ci sposiamo al comune, poi eventualmente ci sposiamo in chiesa, sono dalla chiesa considerati pubblici peccatori. Anche oggi, anche oggi sono pubblici peccatori. Non è che adesso oggi non lo sono più. Sposati in comune e conviventi sono pubblici peccatori. Sembra che non si possa dire più, perché sennò poi, poverini, manchi alla carità e si offendono. Ma sapete, no? Attenti bene a una cosa. Mentre si può dire la verità, cioè dire la verità, si può fare senza osservare la carità. Quindi si può dire la verità, per esempio, in modo brutale. E questo non va bene. Ma è sempre verità. Quindi la verità di per sé può sussistere senza la carità. Ok? Ma non è vero il contrario. Perché la carità non è mai carità se non è vera. Esempio. Non devo mortificare una persona. Se gli dicessi la verità su una certa situazione ci starebbe male. Allora gli dico una bugia. Ma è per carità nei suoi confronti. Posso fare questa cosa davanti a Dio? Rispondete. No. Posso in nome della carità non dire a questi fratelli, guarda che tu davanti a Dio e davanti alla Chiesa sei un pubblico peccatore? No. Perché quella non sarebbe carità. Sarebbe contrario alla carità perché ammonire i peccatori è un'opera di misericordia spirituale. E quando uno ha l'autorità di farlo, per esempio un prete o un vescovo o un cardinale o chi volete, non è solo un'opera di misericordia, è un dovere grave davanti a Dio. Poi che tu cercherai di dirglielo, certamente incontri, non è che gli dici: ah, tu sei un pubblico peccatore, glielo fai capire. Ci parli, con uno stile, in un certo modo, però alla fine questa cosa deve passare. Non è tutto normale, non è tutto bene. Ma sapete quante volte a me è successo che due persone sposate al comune mi hanno chiesto di benedire le fedi? O sposate, che poi, oppure addirittura divorziate e risposate, mi devi benedire fedi? Ma che te benedico?
412. Gli sposi nel contrarre il matrimonio debbono essere in grazia di Dio? Gli sposi nel contrarre il matrimonio debbono essere in grazia di Dio, altrimenti commettono un sacrilegio. Ne vogliamo parlare di questa cosa qui? Facciamo un pochino di esempi di matrimoni sacrileghi al 100%. 1. Coppie che hanno avuto una vita disordinata sessualmente, che prima del matrimonio non solo non si pentono, ma manco lo confessano. Quel matrimonio è un sacrilegio. Secondo, addio al celibato e addio al nubilato, cioè tu la notte prima del matrimonio, io non sono nato ieri, cioè sono per grazia di Dio puro nel corpo e anche spero nei pensieri, ma deficiente no, per grazia sempre di Dio, almeno mi sembra. Certi addio al celibato e al nubilato sono cerimonie in cui si compiono l'autotreno di peccati mortali. E tu che fai addio al celibato e al nubilato, il giorno dopo vai in chiesa? Spero che ti riconfessi prima del matrimonio, se ti sei confessato prima. E vogliamo parlare delle spose che vanno in abito bianco. L'abito bianco, figlioli miei cari, è un segno di qualche cosa di ben preciso, perché l'abito bianco è segno di purezza. Io spero di sbagliarmi, perché per carità sono un povero prete, questo non sta scritto da nessuna parte, ma io non credo che Dio sia molto contento di vedersi presentare davanti alla Chiesa una signorina in abito bianco con la sua condizione che non corrisponde all'abito bianco, perché l'abito bianco significa non solo purezza, significa verginità, inviolatezza. Ma che facciamo le discriminazioni? E se io ho sbagliato, che devo fare? Pensaci. Ci sono gli abiti crema. Io una volta vidi un matrimonio, non vi dico ovviamente, non l'ho celebrato io, ma lo vidi, di una coppia, evidentemente, lei aveva un abito verde, figuriamoci, in chiesa, eh? Me lo ricordo come se fosse ieri. Lo guardavo, a primo acchito dico, ma questa viene con l'abito verde. Quindi da un lato ti lascia un pochino, dall'altro c'è tutta quanta la mia stima. Perché se non se lo può mettere l'abito bianco, fa bene a fare così. Mio parere personale, per carità. In ogni caso, se l'abito bianco, voi immaginate, no? Ma un abito bianco, ma può essere un abito che ti lascia mezza nuda? Cioè, bretelline, schiena nuda e coperto che con mezzo seno che ti esce di fuori, perdonatemi se sono troppo chiaro, troppo esplicito. Cioè l'abito bianco designa la purezza e praticamente lascia esposto tutto quanto il primo piano, salvo qualche dettaglio che ci manca solo, che se esponiamo pure al dettaglio non lo so dove andiamo a finire. Tutto normale? Tutto normale. Secondo me no. Secondo me no. E vanno dette queste cose. E che cosa pensa nostro Signore? Se una persona che non dovrebbe manco mettersi l'abito bianco, se mette l'abito bianco, tutto scollacciato e tutto non modesto, e va a celebrare il matrimonio. Com'è quel matrimonio? Sarà un matrimonio sacrilego? Anche se valido, ovviamente, eh? O è tutto tranquillo, tutto normale? Io qualche dubbio ce l'ho. Ho fatto soltanto questi esempi, questi tre esempi, ma sono abbastanza diffusi. Infine, che doveri hanno gli sposi? 413. Gli sposi hanno il dovere di convivere santamente. Ah, qui potremmo farci notte, eh. Adesso vi rileggo tutti. Di aiutarsi con affetto costante nelle necessità,
spirituali e temporali, e di educare bene i figlioli. Vedete, qui non fa neanche riferimento a accoglierli i figlioli, perché nel 1903, 4, 5, 6, 7, 8, fino al 1914, quando è morto San Pio X, cioè non esisteva proprio, cioè che una coppia cristiana non faceva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, cioè che i figli si facevano, è dato per scontato. Qui non c'è scritto che i figli devono essere accolti. Fortuna che è uno dei beni primari del matrimonio. Se uno non vuole figli, il matrimonio è nullo. Ma non gli passava neanche per, non lo dice nemmeno nel catechismo. 1, 2, sì, ma li facciamo, ma dopo 4-5 anni, perché adesso dobbiamo divertirci un po'. Sì, e chi è che decide questo? Scusa? Decidi tu? Sicuro? La procreazione è il fine primario del matrimonio, non è il secondario, è il primario. Gli sposi che non sono aperti alla vita, è come un prete che non celebra la messa. Si sono sposati per questo motivo. Quando a Padre Pio si andavano a confessare gli sposi, dicevano: quanti figli hai? 50 anni, no? Due. E gli altri dove li hai lasciati? E rispondeva così: gli altri dove li hai lasciati? Se te ne sono venuti due, io conosco qualche raro esempio di persone aperte alla vita che gliene sono venuti due. Va bene. Ma l'importante è che quelli che c'hai siano quelli che il Signore ti ha mandato, non quelli che tu hai voluto fare. Queste considerazioni non ci sono proprio nel Catechismo di San Pio X, eh? E questo ci faccia pensare a come ci siamo ridotti. Quindi, e di educare bene i figlioli, curandone l'anima non meno del corpo, e formandoli anzitutto alla religione e alla virtù, con la parola e con l'esempio. Pensa un po', siamo parci qua alle 4 di notte. Convivere santamente, convivere santamente. Vivere insieme da santi, santificandosi l'uno con l'aiuto dell'altro. Poi aiutarsi con affetto costante. Affetto costante. L'affetto deve essere sentito e dimostrato nelle necessità prima spirituali e poi materiali. E poi l'educazione dei figli. Altro tema che ci potremmo fare alle 4 della mattina. I figli si cura prima l'anima del corpo. E si formano alla religione e alla virtù con la parola e con l'esempio. Genitori che non hanno fatto questo nei confronti dei figli, mi dispiace, ma ne risponderanno davanti a Dio. Vado a leggere le prediche del Santo Curato d'Ars, che cosa dice, sui genitori che non curano l'educazione religiosa dei figli, che li espongono all'occasione di peccato, quando non è il caso, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci lasciamo notando che hanno l'obbligo di educare bene i figlioli, non di farli e poi educarli, perché che li fanno? Non serve neanche dirlo. Tempi cambiati, amici miei cari. Bene, ci vedremo per un'altra puntata, perché con la prossima puntata sicuramente riusciremo a chiudere questo ciclo di catechesi, intanto che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga.